Dopo aver ottenuto il via libera da parte della Camera dei Deputati, la manovra è pronta per approdare in Senato, che, secondo quanto previsto e desiderato dall'esecutivo a guida Giorgia Meloni, dovrebbe concludere i lavori di approvazione entro il 29 dicembre. Come annunciato dal Vice Premier e Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile Matteo Salvini, le misure più corpose sono quelle che riguardano il contrasto al caro energia, con provvedimenti che mirano a sostenere famiglie e imprese. Seguono poi le novità riguardanti la flat tax per i lavoratori autonomi, l'introduzione di quota 103 e la modifica dei requisiti per il reddito di cittadinanza. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è negativo al Covid-19. Dopo 15 giorni di positività e di conseguente isolamento, il capo dello Stato italiano si è sottoposto ad un tampone, il quale ha confermato la guarigione. Mattarella, che nel corso della malattia aveva accusato solo alcune linee di febbre e nessun altro sintomo di rilievo, è dunque tornato a svolgere le sue normali attività. Si incontreranno per la prima volta il 6 gennaio i tre candidati alla presidenza di Regione Lombardia. Il governatore uscente Attilio Fontana, sostenuto dalla coalizione di centrodestra, l'ex assessore regionale al welfare e già sindaco di Milano Letizia Moratti, indicata come candidata dal Terzo Polo, e Pier Francesco Maiorino, europarlamentare del Partito Democratico, sostenuto dal centro-sinistra, ad esclusione di Più Europa e dal Movimento 5 Stelle. L'occasione dell'incontro sarà particolare e distante dai classici dibattiti pubblici. I tre candidati, infatti, assieme ad alcuni membri dei rispettivi schieramenti, tra cui Buffagni, Gelmini, Quartapelle e Roggiani, serviranno il pranzo presso l'Hotel Principe di Savoia di Milano, dove si svolge l'evento annuale organizzato dai City Angels Befana dei Clochard. I botti di Capodanno, che ogni anno provocano feriti, danni e paura negli animali domestici, quest'anno non saranno vietati da alcuna ordinanza. A stabilirlo il TAR, che ha deciso, in seguito al ricorso ricevuto da parte dei commercianti che vendono i botti, di eliminare la norma sulla qualità dell'aria introdotta da Palazzo Marino nel 2020 e che prevedeva il divieto di far scoppiare petardi e botti. La sola possibilità rimasta ora al Comune di Milano è infatti una campagna di dissuasione e responsabilizzazione già avviata dall'amministrazione. Palazzo Marino spera nell'intervento statale per vietare una volta per tutte questa pratica molto discussa e troppo spesso pericolosa.